Bene ragazzi, qui Sal 24 Ero, ci siamo tornati su Pasaga TV in questo nuovo video dove vi mostrerò come costruire ed assemblare la Jet Gun, arma speciale della modalità Transit di Black Ops 2. Quindi non perdiamo tempo e andiamo a vedere come si costruisce. Allora, dunque, il primo passo per costruire la Jet Gun è prendere il motore jet posizionato sotto la galleria alla prima fermata, tra la prima e la seconda fermata, praticamente. Allora, questo oggetto si può trovare sia in questa posizione oppure dall'altra parte in pratica. Vabbè, non lo sto neanche a mettere, che tanto praticamente dalla parte opposta lo troverete subito comunque lì nei paraggi. E poi, una volta che avrete preso il pezzo, andatelo a montare nel tavolo di assemblaggio presente in città vicino alla stamina. Il secondo pezzo da trovare è il misuratore di pressione, o comunque il misuratore di temperatura, che si trova dove c'è la cassa del Bowie. Se non sapete dov'è, guardate il video per andarci. Una volta andati lì, andate dove c'è il camino o comunque sul tavolo e troverete questo pezzo che praticamente è a forma di contatore, come ho detto prima, che misura la temperatura e la pressione dell'arma. Poi subito dopo andate sempre su città a montare questo pezzo dove avete già montato prima l'altro pezzo. Poi vi servirà il terzo pezzo, che è il manubrio, che lo potrete trovare a Natch der Totem. Se non sapete come andarci, basta guardare il video qui sotto in descrizione. E qua il pezzo potrebbe trovarsi in tre posti diversi. Il primo è dove c'è lo scaffale per terra, e sarà lì, oppure dove c'è la scala, dove praticamente c'è una specie di, non so, armadio, cassettiera, non so come chiamarla. E poi il terzo posto potrebbe essere a destra, dove c'è una specie di scaffale con sopra il manubrio in pratica. Io lo troverò dove ci sono le scale, ma comunque voi lo potrete trovare in uno dei tre posti, diciamo. Poi, come gli altri pezzi, andatelo a montare sempre nel tavolo presente in città. Poi, per il quarto e ultimo pezzo, andate nella città del generatore e attivate la corrente. Sempre, se non sapete come si fa, andate qui sotto in descrizione, c'è il link del video. Una volta attivata la corrente, andate nella stanza successiva, dove ci sarà un cavo, filo elettrico, non so come chiamarlo, o comunque sarà lì nelle vicinanze se non lo trovate, sempre nei paraggi, e portatelo per dopo assemblarlo. So a cosa serve. Poi andate a montare l'ultimo pezzo e così avrete finalmente la vostra desiderata arma. Un consiglio che vi do per quest'arma è di non esagerare troppo, diciamo, con il tempo di utilizzo, perché se ci fate caso ci sono due misuratori, uno di temperatura e uno di pressione, che hanno una lancetta che, se aumenta troppo e va nella fase rossa, diciamo, cioè 2000 gradi, infatti leggiamo che c'è scritto 2K Celsius, cioè ovviamente 2000 gradi, e praticamente l'arma si distruggerà come per magia. E uno, infatti io la prima volta non capivo, perché dopo ho capito che dopo un po' di utilizzo l'arma si disintegra. Per evitare ciò basta che non utilizzate l'arma e la fate raffreddare per qualche minuto, diciamo, ecco. Questo è il mio consiglio che vi do, perché magari dopo alla fine vi esplode così e non capite il perché. Questa è la spiegazione. Ecco, per questo episodio penso che sia tutto. Ci vediamo al prossimo episodio, in cui analizzerò, diciamo, altri elementi da costruire sempre nel tavolo delle costruzioni, sempre nella modalità Transit del nuovo Black Ops 2. Bella ragazzi!